Vai, vai, vai. Andiamo a battere. Buongiorno. Andiamo prima, facciamo al contrario del normale, cioè andiamo prima in reparto, perché il responsabile poi è impegnato, vediamo le macchine, poi andiamo in una saletta in cui sarete stritolati, perché siete tanti, però qui abbiamo solo salette più piccole, quindi vi faremo stare in piedi, e c'è la società del gruppo IMA che fa macchine in ambiente sterile, per lo più, non solo in realtà, nel mondo farmaceutico. Passando adesso, ma non ci fermiamo, avrete modo di vedere le macchine invece del confezionamento del tè, famose macchine della IMA che penso conosciate, perché se non sbaglio avete anche qualcosa. Ah, non mi fermate? C'è anche il papà. Allora, facciamo un giro in questa divisione che fa macchine per il farmaceutico, riempimento liquidi e polveri. Pertanto facciamo in flaconi, riempiamo prodotti farmaceutici che vanno dalle flebo agli antibiotici, ai citotossici, agli sciroppi, di tutto, oftalmici, quello che dico. Partiamo nel nuovo capannone dove vi facciamo vedere l'evoluzione di una riempitrice per liquidi di nuova generazione. Se mi seguite. Oggi siamo a 600, perché praticamente ha avuto l'evoluzione per quanto riguarda il. È una macchina nata in 6 anni di studio e il primo prototipo ha iniziato a lavorare. Oggi siamo già in produzione, abbiamo lanciato per una serie, e sembra che sia andata. Allora, questa macchina fondamentalmente è una macchina che è come vedrete rispetto alle macchine qualche anno fa, è completamente servita da servomotori, brushless, non ci sono più, una macchina riempita. Questa che vedete qua sono quei gruppi che abbiamo visto smontati sulla scrivania prima. Rimane qualche cosa di trasmissione del motore, di granaggi che vediamo là, però come vedete tutti i raspi, tutti i raspi sono tutti rinforzati. Domande ragazzi? Tutto chiaro? Chiaro. Qua setti che ci arrivano già chiaramente dal cliente, dove noi usiamo. Questa macchina che voi vedete è esattamente la macchina che abbiamo visto all'inizio. Finita. Questa è una macchina che andrà alla fiera in Germania il prossimo mese, pertanto stiamo finendo l'ultima cosa. Partiamo dalla macchina. Questo è un tavolo da tubolo. Vuol dire che è un polmone. I materiali arrivano dalle macchine a monte, che sono delle sterilizzatrici, fanno altro che pulire e sterilizzare qualcuno che noi dobbiamo avere. Vanno su questo nastro, questo tavolo che continua a girare, ed è un polmone. Chiaramente il peso viene memorizzato dai sistemi di controllo, dopodiché lo riposa. Qui abbiamo il sistema di riposo. Questo sistema che noi vediamo è un sistema per ridurre il più possibile le cariche elettrostatiche, sono delle barre antistatiche, perché è tutta un'altra serie di macchine che sono le dimenticatrici che ti identificano con l'etichetta, il lotto di produzione, quello che si va a dire, e le fine linea, cioè quelle che le mettono in contatto nel confezionatore. Questi oggetti normalmente vengono forniti in scatola singola, sono
al limite di quelle da 10 pezzi, comunque sono macchine che non... Quando tagliamo in aspirazione alla posizione, quando dobbiamo invece andare in emissione, è un altro, per quanto lui non fa, che gira, che girare, può mettere l'aspirazione con la metà e viceversa, e poi dare il movimento. Allora ci mettiamo davanti a questo bel tiro, vabbè. Allora. Ragazzi, ci siamo tutti. Allora, questo che voi vedete qua dentro non è altro che una camera sterile, simula una camera sterile di quelle che vengono utilizzate nelle aziende farmaceutiche, dove vengono messe le nostre macchine per fare produzione. Questa l'abbiamo fatta per due ragioni che adesso vi spiego. Questa è una camera comunque completamente isolata, dove l'accesso è dedicato a pochissime persone, dopo vi spiego il motivo, dove tutti i sistemi di aerazione sono filtrati. Noi all'esterno non buttiamo niente che non sia filtrato. Qua dentro noi dosiamo i principi, i prodotti attivi. Vuol dire che in reparto noi dosiamo placebo. Quando... Dipende da cosa devi trattare, da quante operazioni devi fare, da che velocità devi andare, se hai dei sistemi di visione, se hai dei sistemi di controllo peso. Hai troppe variabili per dire che questa è una macchina. Come se vai a comprare una macchina, cioè se hai tutti gli accessori, alla fine ti costa quasi come la macchina base. E come livello produttivo Lima ha fatto una scelta, per esempio elettricamente noi cambiamo tutti i quadri elettrici fuori da un'azienda consociata IMA, dopodiché i quadri vengono testati dai fornitori e vengono portati direttamente in divisione, dove vengono cablati, attaccati alle macchine per farli girare. Domande in generale sui sistemi di qualità, qualcosa che vi può interessare? Per montare, cioè, allora, mediamente per montare una macchina di questo tipo qui che voi vedete qui ci va, come premontaggio di una macchina base ci vanno 260 ore di basamento, e per portarla al fatto con il cliente sono 280 ore più 20 di collaudo più 35 di spedizione. Questa è una macchina come questa. Andiamo su quelle macchine là, le ore cambiano radicalmente, in quanto per montare una macchina, che avete visto quella con l'isolatore, ci vanno dalle 1200 alle 1600 ore. Per capire quanto poco siete preparati sul disegno, date pure un'occhiata. Che ci vuole? Non riprendete il disegno, però se no mi avvicino. Guarda il piede, secondo me. Prima e adesso avete visto un po' qualcosa in complessivo, le macchine da più prospettive, ma anche solo passando vi sarete resi conto che il tipo di macchine che si fanno qui dentro sono estremamente diverse, perché anche solo a colpo d'occhio una macchina del tè ha una parte meccanica sviluppatissima. Se avete fatto caso, c'è un pezzo centrale della macchina, il futuro del mondo dell'automazione, cioè tutte le macchine di un certo livello tecnologico nell'automazione industriale, che siano le nostre, che siano di un nostro competitor, che siano di un'azienda che fa altre cose, è questo, cioè la direzione verso cui tutti vanno, chi più chi meno, è quella di
utilizzare forti componenti meccatroniche, cioè meccaniche e elettroniche barra informatiche insieme. Le scuole, ma anche le università, non sono molto preparate a offrirvi questo tipo di prospettiva, che in effetti non vuol dire, ci tengo a chiarirlo, non vuol dire che chi studia deve avere una preparazione ibrida, cioè deve avere una preparazione meccanica, elettronica e informatica allo stesso tempo, perché non è pensabile approfondire così tanto tutte queste discipline, cioè uscireste con un po' di conoscenza di tutto ma senza approfondire nulla. Invece la linea di tendenza è che ognuno rimane specialista del proprio mestiere, cioè il meccanico sa molto la meccanica. Non c'era la.